Bentornati in questo serie di video tutorial dedicati ad Arcadia e oggi vedremo il menu architettura e in particolar modo vedremo come utilizzare le funzioni muro. La funzione muro è una funzione principale che mi ci permette quindi di andare a realizzare quella che è la struttura proprio dell'architettonica dell'edificio. Se andiamo a vedere dal menu architettura, abbiamo appunto un muro di varie tipologie: muro singolo, muro continuo, muro ad arco, muro per tre punti. Poi c'è la possibilità di convertire un elemento linea CAD in muro praticamente oggetto, oppure c'è la possibilità di creare degli ambienti invisibili col muro virtuale. E ovviamente anche in questo caso c'è converti linea in muro virtuale. Allora partiamo dal muro singolo. Muro singolo mi permette quindi di andare innanzitutto nelle proprietà del muro e questo vale per tutti gli oggetti e quindi per l'oggetto muro io posso innanzitutto andarmi a creare una tipologia e un gruppo specifico e poi posso rappresentare praticamente il colore e la struttura del disegno, quindi della penna. Tipologie dell'asse, tratteggio, linea, colore, carattere di rappresentazione, superficie e poi posso scegliere a definire l'altezza, quindi automatica in base al piano di riferimento che ho definito e scegliere poi quelle che sono la struttura di visualizzazione del mio muro. Difatti qui ho la possibilità di andare a suddividere il muro in vari diversi materiali e tipologie. Basta cliccare appunto su più e vado a utilizzare la tipologia che può essere un muro di finitura, di non costruzione, isolamento o di costruzione. E poi posso scegliere anche tipologie di materiale. Quindi in Arcadia abbiamo tutta una serie di caratteristiche che mi permette quindi di scegliere il materiale. Ricordo che è possibile andare nel menu Home, andare a gestire i materiali nella libreria e posso anche andarmeli a personalizzare, aggiungere delle categorie, sottocategorie personalizzate in modo da poter rappresentare e dare un nome al materiale, quindi campiture, eccetera, eccetera. Torniamo di nuovo alla sezione del muro. Quindi io vado a scegliere quella che è la caratteristica del muro. Quindi io posso andare a definire il materiale, quindi per esempio un muro di costruzione, andiamo nelle proprietà, questo è un muro di costruzione con uno spessore ad esempio di 15 centimetri. Ok, quindi va bene così. Poi vado a definire un secondo strato che mi va a rappresentare quello che è l'isolamento e quindi diamo un isolamento di 5, oppure possiamo dare anche, sì, diamo di 5 e quindi già siamo a un totale di 20 e poi posso aggiungere un ulteriore strato che è la finitura altri di 5 centimetri. Quindi in questo modo posso scegliere, quindi diamo per esempio finitura e intonaca strutturale, ok, va bene così. In questo modo ho rappresentato quello che è il mio muro. Clicco su ok. L'inserimento del muro singolo semplicemente mi dà la possibilità di inserire direttamente con anche utilizzando l'F8 l'orto da tastiera, quindi scegliere l'inserimento, il verso e quindi mi ha inserito il muro. Poi c'è anche l'altra possibilità di inserire il muro. C'è la possibilità di inserire o direttamente il valore, quindi dal punto di inserimento, quindi vado qui, do il valore, ad esempio sto lavorando in metri, quindi vado a dire, mettiamo ad esempio un muro di 1 m 100 cm, quindi dà la possibilità di inserire quello che è il muro, oppure utilizzare la funzione anche di inserimento polare, quindi rispetto a lunghezza e angolo, oppure assoluto dando il valore sull'asse XY di riferimento rispetto all'asse cartesiano.
Andiamo a vedere adesso il muro continuo. Muro continuo mi permette quindi di disegnare in continuo non il singolo muro, segmento di muro, ma di mantenere quelle che sono le caratteristiche che ho presettato appunto del mio muro e quindi a continuare a disegnare quel mio progetto. Quindi parto, ovviamente qui ho la possibilità di scegliere quello che è l'asse centrale di simmetria oppure strutturale a seconda di quello, o laterale a seconda di come voglio inserire il muro. Io lascio sull'asse centrale, così io mi aggancio a questo muro e continuo a disegnare quello che è il mio edificio, la mia struttura. Quindi mi vado a definire quelli che sono i riferimenti e vado a unire praticamente le mie pareti. In questo modo ho generato quello che è un'unica stanza di 45 metri quadri. Quindi io poi posso tranquillamente andare su sempre muro continuo e scegliere anche dall'archivio dei preset di muro disponibili, proprio per darmi la possibilità anche di avere già dei riferimenti, oppure li posso salvare. Ad esempio, andiamo a definire un muro interno di 12 centimetri che mi permette quindi di poter andare a inserire una parete. Ad esempio, se vogliamo fare un inserimento rispetto a un angolo, un angolo di riferimento, appunto, io ho la funzione, la possibilità di innanzitutto attivare quelli che sono i monitoraggi degli assi e degli angoli, ma inoltre posso anche utilizzare la funzione riferimento. Quindi scelgo l'angolo di riferimento, quindi il punto di riferimento è questo, e poi gli do la distanza come valore. Ad esempio, metto 2 metri di distanza, e da 2 metri di distanza mi permetterà quindi di andare a inserire quello che è il mio muro interno. Vedete? Mi ha automaticamente mi ha creato la possibilità di poter andare a suddividere quello che è il mio perimetro, il mio appartamento, e quindi già ho definito un muro interno. Una volta in questo modo, io posso poi crearmi tutta la suddivisione dei miei vani.